Allora, il CFP Padre Marcolini di Capo di Ponte Brino ha un'offerta molto ricca che si articola in diversi ambiti. Abbiamo una parte, un polo formativo dedicato a tutto il tema della cantieristica, quindi con l'ambito dell'edilizia, dell'elettrico, dell'idraulica, della falegnameria. Un polo che va poi a completarsi con l'ambito della meccanica, quindi meccanica per macchine utensili, e un altro polo formativo invece che si articola nell'ambito dell'operatore agricolo per la coltivazione e per la gestione dell'allevamento e la trasformazione e la tirocasearia. A queste si aggiunge poi l'offerta per l'operatore turistico e animazione tempo libero e appunto a partire da quest'anno l'ambito della sartoria e del tessile. Il CFP Padre Marcolini si suddivide in due luoghi con tre sedi, le sedi di Capo di Ponte e Cemmo e la sede di Breno che ospita tutti i laboratori. Delle sedi molto ampie, molto confortevoli, con degli spazi veramente accoglienti per i ragazzi e con dei laboratori dotati di attrezzature innovative all'avanguardia. Sì, allora le offerte formative, i nostri percorsi vengono strutturati sempre tenendo molto presente quello che è il fabbisogno del mercato del lavoro, quindi i profili professionali sono dei profili che sono progettati pensando al futuro occupazionale dei ragazzi. È partito quest'anno il percorso per operatori turistici dell'animazione e del tempo libero, che è un percorso ha una durata di 4 anni, particolarmente orientato a coloro che vogliono entrare in questo settore molto ampio che è il settore del turismo, ma che contempla anche tutto il tema dello sport e del tempo libero. Altra offerta formativa che invece partirà a settembre del 2021 è l'offerta formativa legata al tema della sartoria e del tessile. L'obiettivo è quello di andare a recuperare quelle tradizioni dell'artigianato in questo ambito, appunto, che è l'ambito tessile, ma guardando ovviamente ad una prospettiva futura, quindi la tradizione artigiana, ma con un occhio ovviamente all'innovazione e a tutto quello che è il mondo innovativo e creativo della moda. Un open day al quale è possibile partecipare prenotando la propria presenza e quindi contattando la segreteria del centro e ai contatti appunto indicati in modo tale da garantire un'affluenza nel massimo della sicurezza e con tutte le tutele che l'emergenza sanitaria impone.